Va bene, allora direi che possiamo cominciare il 170esimo mercoledì di Next. Siamo qua da tanti anni, insomma. L'ospite di oggi è Stefano Isola, che presenta, la sua presentazione si intitola Fin di bene, il nuovo potere della ragione artificiale, che è anche il titolo del libro che ha pubblicato per Asterios alla fine dell'anno scorso, giusto? Stefano è professore ordinario di fisica matematica all'Università di Camerino. Tra i suoi insegnamenti c'è anche epistemologia, storia della scienza. Stefano Isola, oltre a essere un fisico matematico, è anche un compositore e agricoltore, leggo nella sua bio, poi mi spiegherai. Questa parte della tua carriera. E direi che si tratta di un libro io l'ho letto, abbiamo già fatto una presentazione insieme, che io ho trovato veramente una voce unica, fuori dal coro, ma direi poco, insomma, fuori dal coro nel panorama delle pubblicazioni recenti sull'intelligenza artificiale. La prospettiva che Stefano presenterà sull'intelligenza artificiale direi che si distingue sensibilmente da quelle che abbiamo anche sentito qui ai mercoledì di Nexa, per quanto i mercoledì di Nexa sono, diciamo, un luogo che si propone anche di dare spazio a una prospettiva critica e anche prospettive diverse su queste questioni. Nella tradizione del mercoledì Next facciamo prima un breve giro di tavolo per presentarci all'ospite e poi avremo un'oretta per la sua presentazione e il resto dell'incontro dedicato alle domande, come al solito. Io sono Maurizio Borghi, sono condirettore del Centro Nexa e insegno proprietà intellettuale al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Io Facciamo un giro di qua. sono Luca Mattei e insegno diritto civile all'Università di Torino. Sempre. Io sono Anna Masera, sono giornalista e sono il trustee del Centro Nexa. Io sono Valeria Bergantino e mi occupo della comunicazione per il Centro Nexa. Mi sono Ilaria Grau, sono dottoranda di semiotica e media all'Università di Torino e porto avanti un progetto sull'intelligenza artificiale e responsabilità. Io sono Giuseppe Cabriglia Rocca, laureato in comunicazione e cultura dei media e continuo a venire qui in Grazie. Io sono Antonio Sant'Angelo, sono un senior research fellow del Centro Nexa e sono professore associato all'Università di Torino, dove mi occupo di semiotica e semiotica delle culture digitali, infatti loro sono i miei studenti interessati alle attività di Nexa. Bene, bene. Quindi, Quindi lui sì, allarghiamo la seconda circa. Io sono Marco Lonio, sono dottorando in Centro Nexa, ingegneria informatica, mi occupo di intelligenza artificiale dal punto di vista della qualità dei dati, soprattutto per quanto riguarda le discriminazioni algoritmiche. Io sono Giovanni Galifo, il team manager del Centro Nexa, sono un ingegnere informatico. Sono Cristian Martini, ingegnere informatico e co-direttore del Centro Nexa. Io sono Dariano, sono il dottorato di Dipartimento di Economia e di Comparato International University Quindi devo dire che sono studente della magistrale di comunicazione culturale e media e sto svolgendo il tirocinio qui al Centro Nexa. Io sono Cristina Artama, mi occupo di eventi e sono molto interessata a questo argomento. Sono Maria Ismail e mi sto laureando in giurisprudenza globale all'Università di Torino. Pietro Licocchi, fisico teorico e attualmente data scientist. Giovanna Borrelli è qui come moglie di Stefano. Beh, allora grazie mille per questa bella accoglienza. Sì, come diceva Maurizio, parlerò
intelligenza artificiale, in realtà non parlerò in specifico di intelligenza artificiale, parlerò diciamo da una prospettiva critica, come giustamente sottolineavi, nel senso di cercare di mettere in evidenza alcuni snodi, alcuni passaggi che rendono l'uso dell'intelligenza artificiale uno strumento, un peculiare strumento di potere, diciamo, di governo in un certo senso delle cose umane, no? In questa fase storica. Quindi non parlerò di vantaggi e svantaggi, particolarità di dispositivi specifici, funzionano come, se non in modo molto marginale, ma piuttosto cercare di mettere in luce in che modo l'intelligenza artificiale sia, o meglio, la sua diffusione, la sua applicazione su larga scala, possa essere riguardata come una sorta di progetto e di tentativo di dare soluzioni tecniche e politiche allo stesso tempo per la conservazione dell'ordine industriale, si potrebbe dire in questo senso. Un ordine che soprattutto negli ultimi decenni è divenuto a tal punto complesso e distruttivo anche da richiedere, diciamo, almeno così si dice, da richiedere un grado di controllo molto superiore, esponenzialmente, diciamo, molto superiore a quello che può essere garantito, diciamo, da qualsivoglia classe di esperti, tecnocrati che si impegnino in questo senso. Quindi ci vuole qualcosa di più, l'intelligenza artificiale come un passaggio dal tentativo di controllo delle cose umane, della natura, eccetera, a un controllo del controllo, in un certo senso. Ecco, quindi parlerò, diciamo, sostanzialmente di questo. Bene, quindi senza entrando soltanto sporadicamente in dettagli sul funzionamento di particolari dispositivi. Allora, qui ci abbiamo un esempio di... le slide che ho preparato contengono sostanzialmente citazioni o qualche immagine, niente di più, citazioni che commenterò strada facendo. AI for Good è una piattaforma, la principale piattaforma delle Nazioni Unite per l'intelligenza artificiale. E così mi sembrava indicato questo logo perché soprattutto per il termine good, appunto, che compare anche nel titolo del mio libro, no? A fin di bene, cioè che in qualche modo prefigura, che presenta l'intelligenza artificiale come uno strumento, appunto, come dicevo prima, mirato al controllo di guasti di varia natura, inadempienze, difetti e fino anche disastri, va bene, prodotti dallo sviluppo delle società umane, soprattutto nel mondo occidentale, fino ad oggi. Questa piattaforma, AI for Good, è, come dicevo, la principale piattaforma delle Nazioni Unite ed è gestita da una fondazione, la fondazione XPRIZE, di cui fa parte anche Elon Musk, fanno parte Peter Diamandis, che è il cofondatore insieme a Ray Kurzweil della famosa Singularity University, non so se qualcuno ne ha sentito parlare, di un posto abbastanza singolare in vari sensi, in cui appunto ci si impegna per fornire soluzioni, diciamo, futuribili alla gestione globale della società, verso la transizione a una sorta, appunto, di Eden, di regno del bene artificiale, insomma, come è scritto lì, insomma, una sorta di Eden tecnologico in cui attraverso una serie di successivi passaggi evolutivi da parte nel sistema delle macchine si arriverebbe a una gestione delle cose, a un controllo delle cose pressoché perfetto, in cui gli stessi esseri umani raggiungerebbero una sorta di immortalità e tutto con tutta una serie di corollari, diciamo, non so se chiamarli distopici o utopici, così dipende un po' dai punti di vista.
Ecco, quello che è interessante è che iniziative come queste, e AI4Good è anche una piattaforma che prevede incontri annuali in cui vengono messi insieme stakeholders, teorici, tecnici di varia estrazione e provenienza, per fornire soluzioni alle grandi sfide dell'umanità. Le grandi sfide dell'umanità sono tipicamente la, appunto, sfide di ordine ambientale, sfide di ordine socio-economico e così via. Quindi, diciamo, si presuppone di vivere in un mondo che è evoluto in modo tale da produrre tanta ricchezza, ma anche tanti problemi, tanti guasti, tante deficienze, e per far fronte alle quali si mette a punto questo strumento, o questo insieme di strumenti, rendendo, diciamo, quello che la cosa che, di cui mi piacerebbe mettere in luce qualche snodo è proprio il fatto che questo tipo di strumenti presuppone e prefigura un tipo di mondo abbastanza diverso da quello a cui siamo abituati. Prima di andare avanti, ecco, una piccola osservazione. Nella presentazione di questa, delle finalità di questa, di un'iniziativa come questa, come AI4Good, si usano termini del tipo una piattaforma che promuove la creazione di soluzioni, dicevo, concrete per le grandi sfide dell'umanità attraverso la scienza dei dati, l'apprendimento automatico, identificando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale che avranno un impatto sulla società a livello globale. Questo è, diciamo, questo compare nel sito di questa iniziativa, proprio nel primo post. Questo tipo di, ecco, vedete come in questo tipo di discorsi e in generale nei discorsi che si fanno sull'intelligenza artificiale, come quelli che si prevede verranno fatti fra due giorni al summit, alla sessione speciale dedicata all'intelligenza artificiale del G7 che avverrà a Trento venerdì prossimo. Tipicamente si parla di queste cose utilizzando un lessico estremamente limitato, no? Cioè, i termini sono sempre i termini utilizzati sono le opportunità, le sfide, eventualmente i rischi, no? A cui bisogna far fronte utilizzando dispositivi e regolamentazioni di vario tipo. Ecco, questo è un po' l'universo semantico linguistico che diventa anche un universo normativo, cioè non si può uscire, è difficile, molto difficile uscire da questa sorta di gabbia linguistica, si potrebbe così, dire così, nella misura in cui l'utilizzo di questi termini rende, come dire, difficile se non impossibile la messa in discussione delle questioni di fondo, cioè perché le cose dovrebbero per forza essere, perché questi devono essere gli strumenti, no? Insomma, vedremo meglio poi su questi aspetti. Ecco, nel concreto, questo progetto, dicevo, dell'intelligenza artificiale come strumento di conservazione dell'ordine industriale, come dicevo all'inizio, come si mette in atto? Sostanzialmente attraverso una serie molto sistematica, peraltro molto sistematica, progressiva ma sistematica, di esternalizzazione delle funzionalità umane, sia di tipo lavorativo ovviamente, ma di tipo anche educativo, di tipo intellettuale, di tipo sanitario, di tipo, fino anche di tipo bellico, bene, funzionalità umane in senso lato che vengono progressivamente e sistematicamente esternalizzate in dispositivi quasi invariabilmente etichettati come col termine smart, come a voler indicare appunto il passaggio da qualcosa di imperfetto, di inaffidabile, a qualcosa invece che è perfettamente controllato, è perfettamente gestibile, nella misura in cui si avvale di quella cosa un po' magica che viene chiamata machine learning, cioè l'apprendimento automatico. Questi dispositivi hanno questa virtù, che poi vedremo un po' di cosa si tratta eventualmente, di imparare da soli e quindi di migliorarsi continuamente, migliorandosi, di acquisire sempre maggior potere di gestire le cose, diciamo, nel modo migliore possibile. Insomma, questo è un po'
questo aggettivo smart che ormai è ovunque, no? Qualsiasi cosa, persino in quello che mangiamo, vediamo le macchine, gli strumenti con cui ci muoviamo, gli strumenti con cui comunichiamo, qualsiasi cosa, diciamo, assume questo status di smart nella misura in cui si presuppone che superi in qualche modo le facoltà umane del quale prende il posto, delle quali prende il posto. Ecco, quindi c'è una sorta di così tentativo di ecco, tutto questo comprende poi, ci vedete, lo vedremo meglio, da un punto di vista della società, comprende la trasformazione di quella che siamo abituati a chiamare società umana in qualche cosa che sarebbe meglio che, chiamare col termine community, nel senso utilizzato dagli inglesi, cioè che non è comunità, è qualche cosa che è definita da una policy con cui ci sono delle regole interne di inclusione, esclusione, eccetera, eccetera. E quindi in questo senso si tratta di mettere in atto una perfezionare, diciamo, questo tipo di processo sta portando al perfezionamento un'idea, un progetto che è un po' il sogno, è stato il sogno di quelli dei cosiddetti cibernetici, no? Negli anni 40 e 50 del secolo scorso. Poi anche su questo forse diremo qualche cosa. Un sogno appunto che è quello appunto di gestire le cose umane, gestire anche le deficienze che la società industriale ha creato nel suo farsi, nel suo sviluppo storico, accelerando ancora di più la fuga in avanti tecnologica e sviluppando ancora di più quello che gli stessi cibernetici non potevano neanche sognarsi, diciamo, in qualche senso, no? Poi forse sto parlando delle persone che queste cose le conoscono bene, ma insomma il progetto cibernetico è un progetto che risale appunto tra gli anni 40 e gli anni 50, soprattutto nella sua formazione germinale negli Stati Uniti, intorno a Princeton e al MIT sostanzialmente. E l'idea è, quindi siamo in una fase bellica o immediatamente post-bellica, l'intelligenza artificiale in questo senso è anche figlia della guerra, ma anche su questo torneremo. Il progetto era inizialmente quello di costruire delle entità, degli automi, cosiddetti, in grado di in qualche modo replicare funzionalità umane di vari ordini, in particolare la cognizione umana, la capacità di riconoscere linguaggi, forme, di vedere oggetti, eccetera, eccetera, di percepire realtà di vario tipo e di elaborare l'informazione corrispondente, con l'idea di costruire una sorta di modello della cognizione umana, modello in senso forte dal punto di vista scientifico, cioè un modello astratto di come funziona la mente umana, partendo da alcune premesse spesso non dette, che la mente umana è qualcosa che sostanzialmente è tutto ciò che avviene nel cervello e basta. Questo era stato detto esplicitamente, ad esempio, da Marvin Minsky, che è uno dei principali protagonisti di quella fase di ricerca. E quindi nel momento in cui la mente umana è ciò che avviene nel cervello, si tratta di modellizzare attraverso e di implementare attraverso dispositivi elettronici sostanzialmente i meccanismi con cui, fisici, con cui il cervello elabora le informazioni. Questo progetto, questa idea di modellizzare in questo modo, quindi nel senso di tradurre le funzionalità cerebrali in un processo di calcolo logico, è stato qualcosa che progressivamente è stato abbandonato come idea, si può dire che sia sostanzialmente fallita. Si è parlato anche di un inverno dell'intelligenza artificiale durato un certo periodo di tempo, abbastanza lungo, ma nel frattempo, proprio in quella fase iniziale, era iniziato anche un altro sviluppo molto, molto promettente, che è stato quello della costruzione di laboratori elettronici, no? E diciamo che hanno avuto poi un'evoluzione estremamente rapida, estremamente, lo sappiamo tutti, e quindi a un certo punto si è presentata la possibilità di riformulare il progetto iniziale dei cibernetici
per costruire appunto un modello della cognizione umana da poter implementare in senso tecnologico, si è riproposta, diciamo, la possibilità non tanto di costruire modelli della cognizione umana, ma di simulare la condizione umana attraverso dei dispositivi di natura abbastanza diversa, come ad esempio le reti neurali, che non si può, diciamo che in qualche modo imitano, appunto, hanno lo scopo di imitare il funzionamento del cervello senza volerne essere un modello nel senso scientifico del termine, no? Nel senso di una spiegazione. Non c'è più alcuna ambizione di spiegare come funziona il ragionamento umano, c'è semplicemente il desiderio di simulare i suoi possibili effetti, no? Le sue possibili operazioni, sostanzialmente. Quindi questo è divenuto possibile proprio grazie allo sviluppo tumultuoso dell'elettronica, della microelettronica, dell'informatica, che nel frattempo era avvenuto. Quindi ci si è ritrovati a un certo punto con macchine estremamente potenti, capacità di calcolo estremamente avanzate, enormi quantità di dati disponibili, raccolti in vario modo, soprattutto questo poi negli anni 2000, con internet in particolare. E quindi con tutto questo materiale si è riusciti in qualche modo a metterlo insieme e a avviare, rinnovare, diciamo, questo progetto, no, di costruire il progetto, ridare vita, ecco, per essere più precisi, all'idea, al sogno cibernetico, no? Però su basi molto diverse, appunto, su basi molto diverse, nel senso che si è pervenuti a strumenti estremamente potenti, ma che nello stesso tempo difficilmente possiamo comprendere, no? Per moltissimi aspetti, da moltissimi punti di vista, non siamo assolutamente in grado di capire in che modo determinati strumenti informatici, come quelli che sono i dispositivi più comunemente usati oggi, la cosiddetta intelligenza artificiale, funziona. Bene. Cioè, so che funziona, ma non so perché e non so come. Lo so grosso modo, grandissime linee, sono algoritmi di ottimizzazione statistica supportati da grande potenza di calcolo, supportati da grandi quantità di dati, ma al di là di questo, sapere perché una data, un dato input, produce un determinato output è fuori dalla... E quindi in questo senso si è pervenuti a un operare sulle cose, a un modo di agire sulla realtà, che in quel libro chiamo post-scientifico. Cioè, perché non si tratta più della modellizzazione di fenomeni naturali, sociali, di qualunque tipo, la modellizzazione astratta, la comprensione all'interno del modello, la ritraduzione nella realtà, ad esempio a livello tecnologico, che è il percorso classico che implementa il metodo scientifico, ma si tratta di qualcos'altro, si tratta di operare direttamente sulla realtà, simulandola attraverso la manipolazione di grandissime quantità di dati in forme che per la maggior parte dei casi non siamo in grado di comprendere a fondo. Quindi c'è questo doppio aspetto, una parte grande potenza di intervento, grande potenza di calcolo e quasi in relazione, diciamo, di proporzionalità inversa, scarsa comprensione di ciò che succede. Ecco, questo queste sono due citazioni. Ad esempio, nella prima, Sergey Brin è uno che fa parte della società Google Alphabet, che dice, appunto, non ci interessa fare prodotti, ci interessa sfondare i limiti dell'inimmaginabile. Ora, questa frase che può apparire così, di primo acchito, un'iperbole, un po' immaginifica, un po' una frase da marketing più che altro, acquisisce in realtà un senso molto definito, secondo me, alla luce di quello che dice, che ha detto Gunther Anders qualche decennio fa, nella citazione che ho riportato sotto, in cui dice: siamo incapaci di farci un'immagine di ciò che noi stessi siamo stati capaci di fare. In questo senso siamo utopisti al rovescio. Mentre gli utopisti non sanno produrre ciò che concepiscono, noi non sappiamo immaginare ciò che abbiamo prodotto.
Questo mi sembra un modo particolarmente suggestivo, ma non soltanto suggestivo, è secondo me la chiave più corretta per interpretare, per dare un significato concreto alla frase di Sergei Brin, scritta. In che senso è inimmaginabile ciò che si tenta di fare? È inimmaginabile nel senso che non riusciamo a capirlo fino in fondo. In un modo molto preciso, in un senso molto preciso che poi cercherò di discutere in vari passaggi di ciò che sia. Ecco, in certo senso quindi possiamo dire che l'intelligenza artificiale in questa prospettiva sancisce in qualche modo un passaggio, per certi aspetti definitivo, la macchina intesa come una rappresentazione, come dire, rappresentazione e implementazione di processi, rappresentazione e implementazione semplificata ovviamente, di processi complessi della realtà fenomenica. In questo senso la macchina come modello positivo, strettamente legato allo spirito scientifico, quindi abbiamo dei fenomeni complessi quanto si vogliano, li si semplifica, si fa un'operazione di sottrazione, di sfoltimento delle caratteristiche del fenomeno che ci interessa studiare, se ne costruisce quindi un modello astratto in cui elementi non sono parti, oggetti reali, ma sono enti teorici, sono entità su cui si può lavorare utilizzando la logica, si deducono delle proprietà all'interno del modello e poi si ritraduce tutto questo sul piano della realtà. Questo è il procedimento scientifico nella sua classica accezione. Ecco, quindi l'intelligenza artificiale sancisce il passaggio da questo tipo di utilizzo e interpretazione della macchina a un altro tipo di utilizzo e di interpretazione, che è quello di macchina come un modello normativo, un modello, diciamo, come esempio a cui adattarsi, in qualche modo, e da cui dipendere anche, senza poterlo fino in fondo comprendere. E in questo senso mi richiamo alla citazione di Gunther Anders, no? Cioè, noi abbiamo prodotto qualcosa che in qualche modo non sappiamo comprendere, e che fa sì che sia la realtà a doversi in qualche modo adattare, plasmare alle modalità di funzionamento della macchina stessa. Anche su questo ci torneremo. Ecco, può essere interessante forse fare una piccola carrellata di quelli che sono i temi, alcuni dei temi principali, diciamo, che riguardano l'aspetto narrativo che accompagna questo progetto dell'intelligenza artificiale. E, diciamo, dell'intelligenza artificiale oggi si parla moltissimo, se ne parla prevalentemente in due accezioni. Un piano apologetico, sostanzialmente apologetico, una cosa meravigliosa che salverà l'umanità da una serie di rischi esistenziali, di problemi di vario tipo, oppure spesso anche con toni catastrofisti, no? Una minaccia esistenziale, sradicherà il genere umano dalla faccia della Terra, eccetera, eccetera. Ecco, quindi da una parte l'intelligenza artificiale è ciò che ci libererà dal lavoro, le nostre vite saranno finalmente libere di dedicarsi alla poesia, alla musica, osservare le farfalle che volano, oppure viceversa sarà qualcosa di apocalitticamente spaventoso che ci renderà tutti schiavi o addirittura ci distruggerà fisicamente anche, o ci sostituirà con altre creature, diciamo, progettate in vario modo, diciamo, attraverso biosintesi. Ecco, vediamone alcune perché sono... può essere interessante commentandole, capire un po' il contesto in cui ci trova. Allora, ad esempio, tra le apologie troviamo questa di Elon Musk, che dice appunto non servirà più lavorare, una delle grandi sfide del futuro sarà trovare un significato alla vita. Ora,
È ben vero che l'intelligenza artificiale sta ovviamente sta sostituendo, sta prendendo il posto di gran parte delle professioni umane, no? Questo World Economic Forum ha previsto per il 2030 800 milioni di disoccupati in più, nel 2020, si prevede che per il 2025 oltre il 50% delle professioni sarà o sostituito, comunque coadiuvato da meccanismi automatici di vario tipo. Quindi evidentemente questo è un fenomeno macroscopico, enorme, no? Il fatto che ci sarà una gran massa di disoccupati da gestire creativamente in un modo o nell'altro. Resta vero, ecco, il punto è quanto è realistica l'affermazione di Elon Musk. Ad esempio, non servirà più lavorare. Ora, un minimo di realismo ci fa, non so, poi dipende un po' dalle sensibilità di ciascuno, però un minimo di realismo ci pone di fronte a una realtà ben diversa, cioè che la digitalizzazione non ci libera dal lavoro, tutt'altro, ci rende, generalmente parlando, perennemente ritracciabili, perennemente come dire, disponibili al tipo di attività in cui siamo coinvolti, e quindi in qualche modo ci fa dilata la dimensione lavorativa all'intera vita, no? Ci portiamo il lavoro anche in vacanza, anche nel sonno, anche a letto, no? E questa è un'esperienza che molti di noi penso che in qualche modo hanno avuto, no? Quindi da una parte non servirà più lavorare, sì, si perderanno molti posti di lavoro, ma è anche vero che nello stesso tempo la dimensione lavorativa acquisisce si dilata in maniera impressionante. E non solo, ma in qualche misura, diciamo, ciascuno di noi lavora sempre semplicemente producendo dati, no? Quello che Ivan Illich chiamava il lavoro ombra, cioè tutto ciò che si fa attorno alle dimensioni lavorative in senso stretto, diventa un po' una dimensione universale, in cui ciascuno è chiamato, coscientemente o meno, a fornire, a autosfruttarsi, diciamo, fornendo materiale, valore, materiale a poi tradurre in valore, da parte del sistema di gestione dei dati, di elaborazione dei dati, il cosiddetto capitalismo della sorveglianza, è stato chiamato in vari modi. Ecco, quindi quindi non servirà più lavorare, è chiaramente una sciocchezza. E quello che è interessante invece è capire che cosa significa, che cosa diventa il lavoro, no? Questo, che cos'è il lavoro, come cambia il concetto stesso di lavoro. Non servirà più lavorare, è solo così, da imbonitori, no? Ma non, invece la domanda sarebbe da fare, di cui sarebbe da aprire continuamente dibattiti dappertutto, cosa che non viene fatta, è invece capire in che modo un concetto così importante come il lavoro per le società umane del presente e del prossimo futuro cambierà. Ma non solo questo, non solo... Non è vero che non servirà più lavorare, nella misura in cui eserciti di miliardi di persone producono benevolmente dati che a loro volta vengono tradotti in valore, quindi di fatto lavorano silenziosamente in questo senso, ma non è neanche vero che non servirà più lavorare nel senso forte del termine, no? Ci sono... La produzione di dispositivi elettronici e informatici di vario tipo, gadget di ogni genere, per la produzione di questi dispositivi, come sappiamo, si sta sviluppando un estrattivismo forsennato in molte parti del pianeta. Ci sono eserciti di bambini schiavi in paesi africani, ad esempio, che vengono utilizzati per estrarre metalli e quasi metalli con i quali vengono costruiti questi dispositivi, che ne hanno un bisogno crescente, diciamo.
ci sono eserciti di persone sottoposte a un taylorismo scatenato, con orari di lavorativi impressionanti e salari bassissimi, che si impegnate appunto nella costruzione fisica di questi di questa pletora di dispositivi, in particolare in Estremo Oriente. Quindi c'è in qualche senso un ritorno a fasi precedenti, no, della nostra storia recente. Ci sono anche qui eserciti di persone che lavoratori del click ossessivo, cosiddetti, no? Penso, i pulitori di database che in Kenya, ad esempio, che sono utilizzati per ripulire appunto da spazzatura varia grandi database che poi vengono usati per addestrare grandi reti con modelli di linguaggio, cose di questo tipo, dai quali è necessario tirar via un po' di robaccia, perché altrimenti poi si producono un sacco di problemi. Oppure i mettitori di like per le grandi società o cose di questo tipo. C'è una varietà, no, di mansioni lavorative tipo semischiavistico, mi verrebbe da dire, che si sono moltiplicate. Quindi altro che una promessa di vita libera dal lavoro per tutti. Quindi questo è un primo aspetto, no? L'intelligenza artificiale migliorerà il benessere umano e promuoverà la pace e la prosperità. Beh, su questo, questa è la dichiarazione che è emersa dal AI Safety Summit che ha avuto luogo a Londra poco tempo fa, in cui vari stakeholders del mondo si sono ritrovati per trovare, come dire, per mettere a punto regolamenti e paletti, diciamo, che rendessero l'utilizzo dell'intelligenza artificiale un vero strumento di governo, diciamo, in qualche modo, no? Anche da parte, non soltanto delle grandi società private che fanno capo ai soliti pochi personaggi, ma anche a livello di governi internazionali, eccetera, eccetera. Questa dichiarazione, anche questa, ora magari dirò qualcosa dopo, perché vorrei dire qualcosa sul rapporto tra intelligenza artificiale e guerra, che altro che promuovere la pace, vediamo che cosa sta accadendo, no? Appunto, ora magari dirò qualche cosina fra un attimo. A novembre, detto. Sì, appunto. Invece volevo dire... fare qualche commento adesso su quest'ultima affermazione che è piuttosto interessante. Dice: la grande quantità di dati a disposizione rende il metodo scientifico obsoleto. I petabyte ci consentono di dire la correlazione è sufficiente, possiamo smettere di cercare modelli. Questo si ricollega un po' a quello che dicevo prima sul significato della macchina, il passaggio dal significato della macchina come modello e implementazione di fenomeni al significato della macchina come modello normativo, no? Ecco, questo è un passaggio importante. Chris Anderson scrisse questa cosa in modo un po' provocatorio, ma questa affermazione ha creato un certo dibattito qualche anno fa, soprattutto tra gli scienziati, alcuni dei quali ci credevano, diciamo, ma davvero, accidenti, in effetti abbiamo tanti dati, basta guardare, metterli dentro una macchina, più ne abbiamo meglio è, li mettiamo dentro una macchina, troviamo le correlazioni, che bisogna c'è di fare? Costruire delle scientifiche, costruire modelli, trovare nessi causa effetto tra le cose. L'importante è osservare, determinare correlazioni. Ecco, su questo, in questa cosa qui c'è tutto il passaggio fra tra la, una, come dire, l'uso del metodo scientifico e l'uso di una tecnologia, l'uso operativo, l'implementazione operativa di una tecnologia che a tutti gli effetti si può chiamare post-scientifica. Ho già accennato al fatto che, la prima intelligenza artificiale, no, mirava a costruire modelli, 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 modelli,
della condizione umana, quindi a costruire in qualche modo ancora un modello scientifico di un fenomeno che poi è troppo complesso e le ipotesi di partenza erano inadeguate per modellizzare, però il tentativo era di quella natura lì. E il passaggio successivo, come ho già detto, invece è consistito nell'utilizzare dispositivi di natura diversa come le reti neurali, percettroni a più livelli, insomma questo percettrone a un livello è un dispositivo introdotto da Rosenblatt nel 58 che si basava poi su altri suggerimenti precedenti, ma insomma si è visto che poi un livello solo non funzionava, sono stati introdotti più livelli, insomma quello è il modo, è il tipo di dispositivo con cui si implementa quella che si chiama una rete neurale, o profonda o meno. Il fatto che sia profonda significa sostanzialmente che è costituita da una serie molto grande di livelli, no? Qui sono due, in realtà potrebbero essere fino a milioni di livelli, forse anche più, non so, ma insomma, sicuramente migliaia. Quello che Anderson diceva, il metodo scientifico è obsoleto. Sì, è vero, in un certo senso questo tipo di operatività rende il metodo scientifico obsoleto, ma l'idea è che quello che mi sembra di poter sostenere è che l'implicazione sia invertita, cioè la possibilità stessa che un tipo di operatività, di azione sul mondo di questo tipo sia possibile, la possibilità stessa che questo tipo di azione sul mondo sia stata poi implementata e sia divenuta il metodo con cui si interviene nella realtà principale, presuppone in qualche modo la crisi del metodo scientifico. La crisi del metodo scientifico è qualcosa che, guarda caso, in senso forte avviene proprio negli anni della cibernetica, sostanzialmente avviene nell'era atomica. L'era atomica si smette in qualche modo, si passa da dalla costruzione di teorie scientifiche in senso forte. Non è un caso che le ultime grandi teorie scientifiche risalgono a quel periodo, cioè la relatività generale, la elettrodinamica quantistica, le grandi teorie scientifiche sulla base delle quali ancora oggi si continua a costruire dispositivi tecnologici e così, terminano sostanzialmente intorno agli anni 50-60, poi ci sono stati sviluppi sporadici, ma nulla di comparabile con quello che è potuto accadere fino grosso modo alla Seconda Guerra Mondiale. In quella fase, con l'età atomica, in qualche modo la scienza diventa un prodotto industriale. Grandi equip di ricercatori si mettono insieme, ciascuno apportando le proprie competenze, specialità, per ottenere risultati già predisposti in partenza, cioè si procede in qualche modo con obiettivi specifici, no? E si mettono a punto tutti gli strumenti che possono portare a un risultato in quella direzione. Quindi non c'è l'interesse di costruire modelli di fenomeni che poi possono mettono in grado di prevedere nuovi fenomeni, eventualmente progettare progettarne di nuovi, quindi nuova tecnologia, ma al contrario si individua un obiettivo e si cerca di implementare in vari modi, mettendo insieme conoscenze scientifiche ereditate dalle scienze classiche, tecnologia sempre più sviluppata e risorse di vario tipo per raggiungere e ottenere un determinato obiettivo. Quindi cambia il modo di fare scienza e cambia anche il senso del concetto di laboratorio. Se ci pensate, un laboratorio è un contesto in cui il laboratorio è il regno nel quale si testano, si mettono a punto, si verificano, se in un certo senso, se può aver senso parlare di verificabilità, ma insomma, diciamo, si corroborano, sarebbe meglio dire, le teorie scientifiche, nel senso che è un contesto estremamente controllato nel quale si opera sui fenomeni agendo su determinati parametri, tenendone altri fissi, e vedendo che cosa succede quando si cambiano dei parametri e come cambiano gli altri, no? Se io devo vedere come si comporta un gas a volume costante scaldandolo, allora appunto
tengo fermo il volume del gas, faccio variare la temperatura del gas e misuro la pressione. E mi rendo conto che c'è una relazione di proporzionalità diretta tra pressione e temperatura. Quella legge, e quella proporzionalità diretta si chiama legge di Boyle, che poi può essere riottenuta come un teorema all'interno di una teoria termodinamica. Ma insomma, questo è un altro discorso. Però, vedete, il laboratorio, cioè l'ambiente nel quale una teoria scientifica viene in qualche modo testata, è un contesto necessariamente controllato. Ora, nel momento in cui nel 1959 la NSA, insomma il Dipartimento di Difesa americano, fa esplodere in contemporanea tre bombe a fissione e due bombe all'idrogeno, no? Nell'alta atmosfera, per vedere cosa succede, è chiaro che non siamo più di fronte a un esperimento scientifico, non ha nulla a che fare con l'esperimento, perché tutti i parametri che dicevo prima sono saltati, non c'è alcuna gestione controllata di quali sono i parametri che variano e quelli che invece tengo fermi per vedere l'effetto che fa, no? C'è semplicemente agire nella realtà in qualche modo, in modo ma anche molto, molto violento in questo caso, e vedere cosa succede. Gli effetti di quell'esperimento, New York Times lo definì come il più grande esperimento scientifico della storia, mentendo, perché non si trattava di un esperimento, si trattava di una grande operazione tecnologica, possiamo chiamarla così, sul mondo, in cui il laboratorio era il mondo in quel momento, no? Così come in molti altri contesti che poi si sono verificati successivamente. La stessa ingegneria genetica, l'utilizzo, l'immissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, di molecole di sintesi sconosciute, sono tutte forme di intervento tecnico sulla realtà che in qualche modo hanno perso quel principio fondamentale che era quello del metodo scientifico, che era agire in un contesto controllato. E cosa succede al mondo quando io ci introduco negli organismi prodotti di sintesi di vario tipo? E chi lo sa, no? Non lo possiamo sapere, così come non possiamo sapere cosa succede se faccio esplodere bombe a fissione in alta atmosfera. Quindi questo è un altro, diciamo, se volete, è un secondo aspetto del significato dell'affermazione intelligenza artificiale è in qualche modo il prodotto terminale di un processo che possiamo chiamare tecnoscientifico, non più scientifico, che presuppone in qualche modo la crisi del metodo scientifico. C'è un altro aspetto interessante però su questo, che sta nella frase la correlazione è sufficiente. Allora, Chris Anders dice, vabbè, noi sappiamo che grosso modo dal 2010, da quando c'è le grandi società tecnologiche hanno messo le mani sul mercato dei dati, dei metadati, attraverso internet, attraverso la raccolta dei cosiddetti big data da internet, dai messaggini, da sensori diffusi ovunque, no? È diventata una specie di raccolta mineraria, no? Si tratta veramente di raccogliere i dati, diventano in qualche modo il petrolio del nuovo capitalismo, ma non basta la raccolta. Dopo la raccolta c'è la loro elaborazione. La loro elaborazione significa sostanzialmente la ricerca di correlazioni. Allora, dire la correlazione, allora, anche qui c'è un problema. C'è un problema che chi conosce un po' di matematica, ad esempio, immediatamente davanti agli occhi, cioè esiste una teoria matematica che si chiama teoria di Ramsey che riguarda la combinatoria finita sostanzialmente, cioè i modi in cui si possono distribuire insiemi di oggetti e tutte le varie questioni correlate. Nella teoria di Ramsey ci sono alcuni teoremi che fanno vedere chiaramente come se voi avete un qualunque configurazione di dati, una qualunque correlazione, mettiamola così, beh, basta che abbiate un insieme di dati sufficientemente numerosi perché quella correlazione si possa trovare. Cioè, esistono delle correlazioni, che prendono il nome di correlazioni spurie, che sono dovute soltanto alla numerosità dei dati, non alla qualità, alla natura dei dati. Questo è un fatto intrinseco, non è che si può
è così e basta, no? Il fatto che sta nelle cose. E ad esempio, qui vi faccio vedere un esempio simpatico di correlazione spuria, in cui avete il confronto fra le persone, il numero di persone cadute da una barca da pesca e il numero di matrimoni nello stato del Kentucky. Vedete, queste due variabili sono molto ben correlate, il coefficiente di correlazione è 0,952, insomma, vuol dire che esiste una correlazione lineare tra le due variabili che è decisamente buona, insomma, no? Ci sono esempi ancora migliori di questo, ad esempio c'è un esempio forse il migliore che conosco riguarda la correlazione fra il consumo di margarina nel Maine e il numero di divorzi negli Stati Uniti. C'è una correlazione, il coefficiente di correlazione è 9,9 e qualche altra cifra dopo, quindi è veramente impressionante, una correlazione stupefacente. Quindi se sottintendesse un nesso causale, basterebbe diminuire il consumo di margarina per avere meno divorzi, cioè, molto semplice, o viceversa. Insomma. E quindi questi sono esempi, diciamo, sono divertenti perché immediatamente il buon senso ci fa capire che c'è nella loro natura, diciamo, fasulla, no? Ma ce ne sono molti altri, ovviamente, in cui questo il buon senso può agire, può individuare. Diciamo, molte più difficoltà a vedere la natura, appunto, spuria o non spuria di eventuali correlazioni. Pensiamo, un esempio classico sono i consigli alimentari, no? Dietetici, no? Bere il succo di mirtilli la mattina fa bene a certe cose, invece il tè alla menta la sera fa male. Queste cose qui, piena la rete, ovunque, dappertutto, spesso sono costruite così. Quindi, allora è chiaro che discernere qual ha senso, qual è meno, insomma, è molto più difficile che non in questo caso, no? Per cui spesso si tende a prenderle per buone. Ma insomma, questo è solo un aspetto così un po' divertente. Molto. Eh? Molto divertente. Insieme alle apologie dell'intelligenza artificiale ci sono gli allarmi, come dicevo prima, no? I sistemi, ad esempio, Elon Musk e suoi colleghi, tra cui mi sembra di ricordare ci fosse anche Harari e altri, hanno scritto lettere pubbliche così, lanciando allarmi di vario tipo. Ad esempio quello lì, i sistemi di intelligenza artificiale in competizione con l'intelligenza umana possono comportare gravi rischi per la società e l'umanità. Lo stesso Kissinger, anche se prima di morire, si è lanciato in allarmi di questo tipo e moltissimi altri, insomma. Oppure c'è questa citazione di Yudkowsky, che è un teorico dell'intelligenza artificiale abbastanza noto, molto ascoltato negli Stati Uniti soprattutto, che dice: se ci fosse un piano per la sopravvivenza della Terra, se solo approvassimo una moratoria di 6 mesi lo sosterrei. La moratoria sui nuovi grandi percorsi di addestramento deve essere indefinita e mondiale. Non ci possono essere eccezioni, nemmeno per i governi o le forze armate. Se la procedura iniziasse dagli Stati Uniti, la Cina dovrebbe capire che gli Stati Uniti non stanno cercando un vantaggio, ma piuttosto di impedire una tecnologia terribilmente pericolosa, che non può avere un vero proprietario e che ucciderà tutti negli Stati Uniti, in Cina e sulla Terra. Questo è un po' il tenore, no? Vuol dire un po' di questa distopia che accompagna le apologie sfrenate, insomma, in modo un po' schizofrenico, spesso ad opera delle stesse persone. Perché Elon Musk, poco fa, vi ricordate, aveva detto che invece l'intelligenza artificiale ci libererà dal lavoro, dovremmo trovare un significato alla nostra vita perché avremo tanto tempo libero, eccetera. Però nello stesso tempo afferma cose di questo tipo. Quindi c'è questa compresenza di aspetti. Anderson copiava il libro da Wikipedia, voglio dire. Sì, cioè, sono dei pagliaccioni che parlano. Esatto, assolutamente. Ecco, ora... anche su questo, in che senso vanno intese questi allarmi? Secondo me, l'aspetto, anche qui, secondo me, così come le apologie, anche questo tipo di allarmi contribuisce a, in qualche modo, a gettare fumo negli occhi, no? A non far capire la reale
entità dei problemi, qual è la radice dei problemi soprattutto che sono in gioco. E quindi è molto importante attivare il dibattito pubblico su queste cose, proprio nella direzione di uscire da queste gabbie che sono narrative in questo caso, ma sono anche semantiche, e quindi normative a loro modo, e riprendere in mano appunto il discorso su queste cose, sul nostro destino, diciamo. Poi su questo magari tornerò. Ecco, ad esempio, in questo caso qua, se possiamo individuare, ad esempio, qual è la debolezza di argomenti di questo tipo? No? Beh, diciamo, di nuovo, appelliamoci a un po' di realismo, no? Con un po' di realismo vediamo che l'intelligenza artificiale inaugura un tipo di operatività tale per cui le macchine intelligenti cosiddette operano un passaggio tra macchine che coadiuvano e supportano obiettivi e compiti umani, pensiamo a strumenti tecnici di varia natura, a macchine che invece simulano intenzioni e decisioni. No, questo è un passaggio assolutamente centrale, secondo me, per capire dove sta il pericolo, non tanto in queste dimensioni fantascientifiche di questi esseri alieni che noi stessi abbiamo prodotto e che poi ci distruggeranno. No? Poi tornerò di nuovo su questa cosa perché è importante, perché questo instaura un clima pseudo-religioso, no? Con cui pensare queste cose. Ma piuttosto invece realisticamente si parla di strumenti che dall'essere strumenti al servizio, diciamo, dell'uomo, diventano strumenti per i quali si può parlare di un'utilità della tecnica, diventano strumenti per i quali ha più senso parlare di un'utilità per la tecnica. No? C'è un rovesciamento nella misura in cui questi strumenti simulano le nostre stesse intenzioni e le nostre stesse decisioni. Anche su questo poi dirò qualcosa di più avanti. Dunque, ecco, e questo aspetto, cioè questo aspetto di decisionale, è qualcosa che avviene appunto in modo imperscrutabile. Cioè il modo con cui una rete neurale profonda, ad esempio, riconosce un oggetto o seleziona seleziona delle correlazioni su un insieme di dati sulla base dei quali prende delle decisioni sul comportamento di un determinato utente, è una maniera, è qualcosa che a noi resta totalmente opaca. No? Questo, secondo me, quindi non si tratta tanto di entità destinate a superarci in forza cognitiva e eventualmente a distruggerci, perché si tratta piuttosto di una divaricazione di percorsi evolutivi, si tratta di nella quale queste entità diventeranno per noi sempre più aliene, cioè cose delle quali non possiamo capire niente. No? E nello stesso tempo acquisiscono sempre di più, grazie a questa magica virtù dell'apprendimento automatico, un potere decisionale, no? Un potere in grado di anticipare le nostre intenzioni. Accenno soltanto a questa cosa, però ne vorrei parlare un po' più approfondimento fra poco. Bene, allora, vediamo alcuni scenari. Ecco, questo, sempre restando un po' in quello che... Ecco, Nick Bostrom è un futurologo, non so come chiamarlo, un teorico un tecnologo, non saprei bene come definirlo, insomma, che ha scritto vari libri su quello che sarà il futuro dell'umanità. E in particolare sostiene, vedete, qui ho riportato due brani che in realtà non sono conseguenti, ma già oltre alle minacce ben note come l'olocausto nucleare, le prospettive di tecnologie radicalmente trasformatrici come i sistemi nanotecnologici e l'intelligenza artificiale ci presentano opportunità e rischi senza precedenti. Vedete, ho sottolineato opportunità, ho messo in grassetto opportunità e rischi perché di nuovo si ripropongono sempre gli stessi termini, no? L'opportunità e i rischi, quelli sono
quello è l'intervallo semantico entro il quale è consentito pensare a queste cose, consentito nel senso, no? E queste cose ci sono, bene? Questa realtà è data, al massimo se ne possono valutare le opportunità e proteggersi dai, e trovare dei regolamenti che ci proteggano dai rischi. Si suppone ci proteggano dai rischi. Questo è l'intervallo di agibilità, di pensabilità di queste cose. Quindi c'è questo aspetto. La seconda parte invece è ancora più interessante. Cioè, non dovremmo incolpare la civiltà o la tecnologia per aver imposto gravi rischi esistenziali. I rischi esistenziali sono quelli a cui accenna sopra, l'olocausto nucleare, prospettive tecnologie radicalmente trasformatrici, eccetera, eccetera. Senza la tecnologia, le nostre possibilità di evitare rischi esistenziali sarebbero pari a zero. Con la tecnologia abbiamo qualche possibilità, anche se oggi i rischi maggiori risultano quelli, essere quelli generati dalla tecnologia stessa. Vedete, qui c'è un avvitamento logico abbastanza interessante, una palese contraddizione. Quindi la tecnologia è la principale responsabile dei rischi a cui siamo soggetti oggi, e nello stesso tempo senza la tecnologia non possiamo difenderci da questi rischi. Non so se vi ricorda qualcosa, ma mi sembra che come si esce da un circolo vizioso di questo tipo? Soltanto con un salto di tipo fideistico religioso, no? Non c'è altra strada. Cioè, così come Dio non può essere incolpato delle sofferenze umane, Dio, le cui vie sono imprescrutabili, non può essere incolpato delle sofferenze umane proprio perché per la provvidenza divina ci può consegnare il paradiso un giorno. Allo stesso modo la tecnologia non può essere incolpata dei mali che produce, diciamo, dei rischi che produce. Tecnologia, le cui vie sono imprescrutabili allo stesso modo, ma insomma questo lo aggiungo io, non può essere incolpato dei rischi che produce proprio nella misura in cui ci promette un paradiso artificiale, no? Che risolverà tutti i problemi. C'è lo stesso tipo di meccanismo ideologico, concettuale, no? Che sta alla base, che è un meccanismo sostanzialmente fideistico. E questo ha una storia, non è che è qualche cosa che nasce oggi. No, diciamo, la stessa scienza moderna, no? Scienza moderna, sappiamo, non so quanti di voi sanno che la scienza, nel senso come la scienza classica, così come la conosciamo, non è qualcosa che è nato in Occidente con il 600, no? Con Galileo, ma è qualcosa che ha una storia molto più lunga, in particolare affonda le sue radici nel mondo ellenistico, no? I grandi scienziati dell'età ellenistica, Archimede, Euclide, Apollonio, e moltissimi altri, adesso per fare una schiera lunghissima, sono quelli che hanno posto le basi e i fondamenti del pensiero scientifico, del metodo scientifico soprattutto. Questi purtroppo, diciamo, hanno lasciato un numero di opere abbastanza esiguo, ma alcune opere sono rimaste, molte delle quali sono state ritornate in Occidente durante il tardo Medioevo, intorno tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, con le traduzioni dall'arabo in particolare. E queste nuove opere, pensiamo agli elementi di Euclide, dopo la Bibbia è il libro più letto della storia, come è più studiato, non più letto, sono rientrate, diciamo, nel mondo occidentale, è stata immediatamente riacquisite come, no, scusate, immediatamente sbagliato, lentamente riacquisite come strumenti con cui costruire qualche cosa di importante, di originale, che è stata poi chiamata rivoluzione scientifica. Bene, in quella fase, ora qui ci sarebbe un discorso lunghissimo, adesso limito a queste poche battute. In quella fase, in quel passaggio, il recupero dell'antico metodo scientifico di Euclide, Archimede, Apollonio, eccetera, è avvenuto in una maniera, per così dire, come dire, contaminata da che cosa? Dalla metafisica e dalla teologia medievale. No? Per cui l'immagine del mondo di uno scienziato del 600 era sostanzialmente quella di un dio, innanzitutto un dio orologiaio, va bene? Che costruisce, genera un mondo omologo in qualche modo ad un orologio, a un meccanismo, e in questo mondo, quindi una natura macchina, per così dire, e in quella natura macchina un uomo macchina anche,
il quale è in qualche modo a sua immagine, no? E in quanto tale quindi ha gli strumenti, anche grazie al recupero dell'antica scienza, gli strumenti per leggere il libro della natura scritto in caratteri matematici. Bene, questo è un po' in pochissime battute è quello che la genesi di quello che si chiama rivoluzione scientifica del Seicento. Questa poi, diciamo, col progredire delle cose, intorno alla fine del Settecento, l'utilità di questo dio orologiaio viene meno, no? Per cui ricordate la famosa battuta di Laplace davanti a Napoleone, Sire, non ho bisogno di questa ipotesi, no? Quando Napoleone dice, ma è Dio nella vostra opera, non compare più, parlando della meccanica celeste di Laplace. Dice, no, Sire, non ho avuto bisogno di questa ipotesi, a un certo punto l'ipotesi di Dio non serve più. Bene, allora si riproduce, allora diciamo in qualche modo si rinnesca lo stesso meccanismo. Allora, il pensiero calcolante, che non, a questo punto affrancato dalla divinità che lo sovrastava, perde in qualche modo ogni come dire, moderazione possibile, ogni ambito, ogni limite moderazione possibile, e si ammanta di un'aura, diciamo, in qualche modo religiosa. Quindi istituisce i propri culti, le proprie. E su questo si potrebbe fare un po' di storia della scienza, ma insomma, adesso chiaramente i propri culti, i propri martiri, Galileo è uno di questi, i propri apostoli anche, e diciamo, poi la storia va avanti e si ripete, no? Perché diciamo, quello che succede poi, mi rifaccio alla parte iniziale del discorso, con la società industriale, col fatto che appunto lo stesso tecnocrate in qualche modo agisce producendo una creatura a sua immagine, la macchina, il sistema delle macchine, che è destinato a sostituirlo. E in qualche modo a prenderne il posto, con la promessa di superare i guasti, i rischi, le difficoltà che la gestione delle cose dello stesso scienziato, tecnocrate, uomo razionale aveva provocato. E questa è la situazione in cui ci troviamo, cioè questa è l'aura, no, è già che lui diceva la tecnologia non ci rende schiavi, perché sì, ma non è la tecnologia che ci rende schiavi, ma è il sacro che è in qualche modo incarnato. Questo è un po' questo discorso, no? Cioè, solo con questo passaggio fideistico, cornice, in questa cornice religiosa è possibile tenere insieme una contraddizione come questa, no? Che però è quella in cui viviamo tutti di fatto, e con cui siamo, dobbiamo continuamente confrontarci. Allora, vado avanti, un altro scenario, guerra robotica, ecco, questo è un problema, scusate, torno un secondo indietro, quando si parlava di apologie, vedete, l'intelligenza artificiale migliorerà il benessere umano e promuoverà la pace e la prosperità. Beh, diciamo, a smentire questa affermazione, appunto, ci sono molte cose che si potrebbero dire. Innanzitutto, una delle promesse è che l'intelligenza artificiale risolverà il problema ambientale, risolverà lo sfruttamento del lavoro, lo sfruttamento della natura soprattutto. Abbiamo scritto qualcosa su questo. Possiamo aggiungere che per far funzionare i centri di raccolta e di elaborazione dei dati servono quantità di energia mostruose, quantità di acqua mostruose, in un momento in cui nel mondo ogni 20 secondi un bambino muore perché non ha accesso acqua o ad acqua potabile. Quindi, diciamo, la verità, diciamo, se l'effettualità storica del progresso tecnologico è quella che abbiamo davanti tutti sotto gli occhi, no? Si possono raccontare tante storie,
no? Ma diciamo la verità di un processo storico è quella che poi alla fine ne fa la sua effettualità, sempre per richiamare Jacques Ellul, no? L'effettualità della tecnica è qualcosa che non la rende né buona né cattiva né neutra, è semplicemente l'insieme dei vantaggi e degli svantaggi che di quella tecnica è portatrice in una certa fase storica. E con quelli dobbiamo confrontarci. Il resto sono favole, narrazioni che possono essere più o meno edificanti, ma quindi ecco, degli aspetti, delle effettualità storiche importanti è proprio quello della guerra, in particolare della guerra robotica. Lo sterminio di cui siamo tutti sotto, abbiamo tutti davanti, non agli occhi ma agli schermi, diciamo, che è in corso a Gaza, lo si può vedere come un primo esempio di guerra robotica su larga scala. No? Sappiamo che l'esercito israeliano agisce in queste operazioni avvalendosi di un programma che si chiama Azora, il cui significato è Vangelo, che seleziona e identifica quotidianamente un centinaio di obiettivi da distruggere sulla base, assegnando a ciascun obiettivo, dove l'obiettivo può essere un edificio, un condominio, un'università, una moschea, qualunque cosa, un obiettivo militare, un bersaglio, assegnando a questo obiettivo un punteggio, un po' come fa un algoritmo di riconoscimento di messaggi spam sui nostri computer. No, arriva un messaggio, quel messaggio ha una certa possibilità di essere spam, se questa possibilità supera una certa soglia lo si mette nella casella spam, altrimenti... Insomma, c'è una sorta di assegnazione di punteggi sulla base delle quali si valuta se l'obiettivo è degno di essere colpito. Si può anche prevedere quali saranno gli effetti collaterali, cioè il numero di vittime che la distruzione di quell'obiettivo comporterà. Tutto questo avviene a livello totalmente automatico, quindi l'intervento umano è ridotto al minimo, quindi abbiamo a che fare con un potenziale distruttivo enorme che viene, diciamo, i cui effetti etici sono mitigati dal fatto che c'è un dispositivo totalmente automatico che prende decisioni, quindi in qualche modo. E tutto questo non si limita, ovviamente Israele è uno Stato che è militarista e neoliberista nello stesso tempo, che è all'avanguardia in questo tipo di processo, ma ovviamente non è il solo, gli Stati Uniti, Cina, Russia, sono tutti in una corsa, sono tutti impegnati in una corsa forsennata nell'automatizzazione di strumenti di attacco, di controllo soprattutto, e poi di attacco. Ed è chiaramente una corsa suicida, no? se ci pensiamo un po', non può che esserlo, nel momento in cui avete dei dispositivi, missili ipersonici, strumenti di individuazione di bersagli che superano in velocità ogni possibilità umana. È chiaro che nella misura in cui il nemico se ne dota, e tu per poter immaginare di essere competitivo in questa escalation devi dotartene anche tu, no? E così via. E anzi, devi dotarti di dispositivi possibilmente ancora più istantanei, no? In modo da vincere questa corsa che avviene su velocità che sono assolutamente iperumane, no? Non hanno più nulla a che fare con le dinamiche strategiche e tattiche di una guerra ordinaria. Quindi c'è questa, se vogliamo, un elemento anche di crisi del comando e del controllo, no? Dovuto al fatto che ormai, avendo qualcuno iniziato ad affidare a strumenti automatici protocolli di intervento militare, devono farlo tutti, perché altrimenti si perde la gara, no? Evidentemente. Quindi abbiamo a che fare con, da una parte, un'escalation tecnologica e un'altra un'escalation militare che sono fortemente intrecciate in questo momento. Si potrebbe dire, ma a chi serve tutto questo? Perché lanciarsi? Sì, certo, ora su questo il discorso può essere lungo, insomma, perché lanciarsi in una
in una gara, in un conflitto, in controversie geopolitiche che possono rapidamente portare alla guerra mondiale, a conflitti nucleari, alla fine del genere umano. Beh, diciamo, sì, al di là della forse elementi di psicosi diffusa, insomma, che sicuramente sono riscontrabili in vari organismi e personaggi che sono ai vertici del mondo oggi, ma a parte questo, probabilmente si può individuare nella guerra un elemento di rivitalizzazione, si fa per dire, di un sistema di capitalismo finanziario che sta alla canna del gas per certi aspetti. No? Noi viviamo in un mondo, non so cosa ne pensate, ma mi sembra che si possa dire che l'attuale sistema finanziario è qualcosa che è entrato in una fase implosiva sempre più rapida, in cui la quantità di denaro circolante nel mondo e tra la quantità di denaro reale circolante nel mondo e la quantità di denaro fasullo, fittizio, a debito, c'è un fattore, ci sono due ordini di grandezza, quindi c'è un fattore 100, vuol dire, è chiaro che stiamo tutti camminando su una polveriera, no? Come se ne esce da questa cosa? La soluzione che viene continuamente proposta è quella di peggiorare, diciamo, incrementare, velocizzare la corsa che ha prodotto questa situazione. E quindi reimmettere liquidità, reimmettere denaro, investire in armamenti. La guerra è da sempre stata, come dire, lo strumento per fare questo. Guerra, non solo la guerra guerreggiata, anche le guerre epidemiologiche, le guerre climatiche, sono tanti tipi di guerra, ma in particolare oggi abbiamo di fronte anche l'affermazione di Ursula von der Leyen, produrre armi come vaccini, di qualche giorno fa, insomma, dice lunga, secondo me, sul tipo di contesto. Quindi in qualche modo tutta questa cosa ci fa un po' capire come l'obiettivo della guerra, come diceva Assange, questa è un'intervista di Assange del 2011, in cui parlava della guerra in Afghanistan, diceva l'obiettivo è una guerra senza fine e non una guerra di successo. Cioè, secondo Assange, la guerra in Afghanistan non era stata fatta, condotta per vincerla, ma semplicemente per far trasferire denaro, diciamo, da un luogo all'altro del pianeta, da contesti di un certo tipo a contesti di un altro tipo e così via. E questo, secondo me, ha un elemento di verità, insomma. Ecco, oggi questo tipo di prospettiva ci fa capire in che senso la concomitante escalation militare e tecnologica è una forma di, come dire, un tentativo di ripetizione della violenza coloniale a casa propria, no? Cioè una sorta di autocolonizzazione dei paesi occidentali. Cioè lo scopo di questo mettere in circolo, di far girare la macchina in modo sempre più rapido, la macchina militare e la macchina tecnologica legate in varia misura, l'una all'altra, è in qualche modo quello di mettere le mani in profondità sulla nostra stessa società. Non tanto, vedete, c'è una sorta di costante esternalizzazione della crisi. No, l'attuale capitalismo ha questa tendenza a esternalizzare continuamente la propria crisi, trovando nemici ovunque. Può essere il virus, può essere il clima, può essere oggi il barbaro alle porte assetato di sangue democratico, no? Quindi, ma tutto questo, questa esternalizzazione del pericolo, in qualche modo, mette in luce un tentativo di mettere le mani sul proprio corpo, in qualche modo, sulle proprie popolazioni. Cercando appunto di, non a caso, ultimamente si comincia a riparlare di mettere le mani sui risparmi privati, che le grandi iniziative che l'Europa dovrà affrontare nel prossimo futuro, non per queste, diciamo, non, 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 per,
queste grandi iniziative non bastano i finanziamenti pubblici, ci vuole anche un contributo dei privati e così via. Insomma, è una corsa che in qualche misura si può guardare come un nuovo, come un processo di autocolonizzazione, cioè una riedizione della violenza coloniale a casa propria, in un certo senso. E anche su questo ovviamente si potrebbero dire varie cose. Se vogliamo fare sentire un po' di domande. Sì, faccio 5 minuti, un ultimo scenario. Governo algoritmico e regressione civile. Qui ci sono, e poi magari sì, facciamo. Abbiamo già passato un'ora? Vabbè, allora sono rapidissimo. Qui ci sono. Allora, vabbè, queste citazioni adesso non mi metto a commentarle in dettaglio. Perché il governo algoritmico implica una regressione civile? Lo dico quello che penso in poche parole. Allora, da una parte c'è un fenomeno poco discusso, secondo me, che si accompagna alla diffusione dell'intelligenza artificiale, che è quello del venir meno della normatività statistica. Cioè, tipicamente le società occidentali della storia moderna si sono avvalse della statistica come strumento in qualche modo di gestione del corpo sociale, no? Ketelé nell'Ottocento immaginava estrarre dati statistici dalla società, confrontarli con un modello, ritorna a questo termine, di uomo medio rispetto al quale in qualche modo valutare le differenze, gli scostamenti, e poi tradurre questa analisi statistica in affermazioni utilizzabili sul piano del politico, legislativo, e quindi lo statistico era l'esperto che in qualche modo informava il legislatore, il politico, su quali potessero essere le azioni più razionali, in qualche modo più convenienti. Ecco, con l'avvento dei big data, dell'intelligenza artificiale, questo tipo di normatività viene meno, di fatto. C'è una profonda crisi dell'esperto, nel senso della figura degli esperti, rimangono solo delle parvenze, diciamo, quelle televisive, ma del vero esperto, diciamo, è una figura assolutamente in declino. E viene sostituito appunto dalla presa diretta, dalla raccolta di dati in tempo reale sul corpo sociale, no? Attraverso dispositivi di cui abbiamo brevemente accennato. Cioè, in qualche modo, mentre lo statistico raccoglieva dati e appunto li elaborava e poi ne traeva delle conclusioni, delle affermazioni ritenute oggettive da passare al politico, adesso questo circuito è imploso in una immediata presa diretta sulla realtà con un'azione retroattiva altrettanto immediata, no? Per cui il potere predittivo dell'intelligenza artificiale si traduce in un condizionamento poi dei comportamenti in tempo reale, immediatamente, no? Non c'è bisogno del passaggio. Ecco, questo secondo me è un aspetto su cui varrebbe la pena studiare, riflettere, discutere, perché è molto poco discusso, e che che mette in gioco dei problemi grossi, estremamente importanti, che si rifanno al problema, alla questione di cui parlavo all'inizio, cioè dell'imperscrutabilità delle dinamiche decisionali dei dispositivi automatici. Cioè, oggi, come sapete, esistono, sono in commercio programmi in grado di prendere decisioni di vario tipo basandosi su facce, comportamenti, espressioni facciali, dati di varia natura raccolti in vario modo sugli utenti, in grado di prendere decisioni su varie cose, ad esempio se uno studente che si iscrive a scuola finirà o meno gli studi prima del previsto, se un risparmiatore che chiede un prestito, un
un utente di una banca che chiede un prestito sarà assorbibile, se un pregiudicato sarà recidivo, per cui può essere messo in libertà condizionale o meno, e cose di questo tipo, no? Se una persona avrà bisogno di un certo trattamento medico e così via. Tutte queste cose avvengono, queste decisioni, va bene, queste predizioni e queste decisioni vengono fatte concretamente attraverso appunto meccanismi che sono quelli che descrivevo prima, cioè in cui i dati vengono correlati a prescindere dai nessi causali che si possono individuare, no? Semplicemente individuando delle correlazioni statistiche, punto e basta. Per cui se un tizio che chiede un prestito in banca si è trovato per caso a usare la stessa marca di birra un altro tizio che l'aveva chiesto un mese prima e non lo ha restituito, potrebbe non vedersi rifiutare il prestito, no? Quindi il tipo di significatività delle correlazioni individuate per prendere delle decisioni su un certo utente è qualcosa che tipicamente non ha nulla a che fare con l'oggetto della decisione, potrebbe non avere nulla a che fare, potrebbe averci. Allora vedete che in questo modo si instaura un tipo di decisionalità che è simile a quello della stregoneria, cioè sei colpevole in quanto sei accusato. Non c'è tanta differenza, c'è una sorta di irrazionalità profonda che penetra il corpo sociale, che è in corso di penetrazione del corpo sociale, si potrebbe dire, che è veramente allarmante, nel senso che inaugura delle discriminazioni. Oggi si parla tanto di discriminazioni, no? Inaugura delle discriminazioni che sono costitutive di questo sistema, non sono solo quelle dovute al fatto che i dati sono condizionati da chi li ha prodotti, dalle sue visioni del mondo, eccetera, di questo si parla moltissimo, ma sono discriminazioni. Questo sistema decisionale stabilisce recinti, stabilisce categorie all'interno delle quali mettere gli individui, che possono essere del tutto arbitrari, no? E di fronte alle quali non c'è appello possibile, a chi ci appelliamo, no? Vedete che in questo senso si instaurano forme di totalitarismo strisciante, estremamente insidiose. In questo senso sembra si possa parlare a buon titolo di regressione civile, no? Va bene, poi l'idea era di adesso approfondire un po' aspetti che riguardano la differenza tra il modo in cui pensiamo, parliamo e ricordiamo noi esseri umani e come lo fanno le macchine, e parlare un po' delle allucinazioni algoritmiche e altri temi di questo tipo, ma questi temi sono più per approfondire le cose che ho appena detto, quindi possiamo direi forse fermarci qua, intanto fare un giro, insomma. Grazie. Allora, grazie per la presentazione molto ricca che riprende molti dei temi del tuo libro. Sei partito con questo annunciato che l'intelligenza artificiale è un sistema di conservazione dell'ordine industriale. Sì. E a un certo punto poi hai prefigurato l'idea che il mondo intero diventa un laboratorio in qualche modo, no? Il fatto che l'esempio che parla questa cosa della bomba atomica, che io non conoscevo, che ho preso dal tuo libro, è veramente una cosa assolutamente chiarificatrice da un certo punto di vista, no? Il fatto che appunto di questa trasformazione del metodo scientifico di cui tu parlavi. Quindi conservazione dell'ordine industriale che sembrerebbe richiedere la trasformazione del mondo in laboratorio, no? C'è questo fenomeno spaventoso, insomma, a cui stiamo assistendo, questo è un po' questo. Quindi, ecco, non so se volevi fare un commento su questo, ma magari prima aprirei aprirei ad altre domande, interventi, commenti, che sicuramente ci saranno. Allora, io non ho background scientifico, sono una giornalista, quindi faccio parte di quel mondo che ha creato questa gabbia linguistico-normativa nella quale si muove il discorso mediatico. E anzi, penso anche di aver contribuito quando
ai tempi di quando è nata internet, perché noi abbiamo la stessa generazione, abbiamo visto nascere internet, sì. E più o meno si facevano gli stessi discorsi, abbiamo fatto gli stessi discorsi per internet come stiamo facendo adesso per l'intelligenza artificiale. Io mi ricordo quando si citava sempre Umberto Eco, apocalittici integrati, per cui eri di qua, eri di là, eri, no? Quindi eri catastrofista, eri apologetico nei confronti di internet, con toni ottimistici, ne scrivevamo all'inizio. Poi io devo dire, grazie al Centro Nexa, sono diventata più critica, ma, cioè ho sviluppato di più un senso critico, ma mi ricordo che all'inizio, negli anni 90, eravamo entusiastici di internet, perché era quella roba che sembrava democratizzare la comunicazione, democratizzare tutto, era una volemose bene, facciamo lo sharing economy, e si scoprivano cose che non erano mai successe, quindi era una rivoluzione digitale che profondamente ci attirava. Poi abbiamo visto delle luci e ombre, ovviamente, perché pian piano l'internet è cambiata, si è strutturata in maniera diversa, perché è stata sfruttata e vediamo come si è trasformata adesso, no? Con i pochi che gestiscono il potere, i pochi privati tipo Elon Musk e i grandi governi che hanno approfittato per fare una società della sorveglianza e il discorso della privacy, della riservatezza dei dati, e poi questi big data, e poi è arrivata l'intelligenza artificiale, che è però un'evoluzione di quella cosa lì. Quindi tutti questi discorsi che sono stati fatti oggi, cioè che ci sono in questo libro, sono discorsi che si possono applicare già 20 anni fa a internet. E quindi quando dici appare vitale l'avvio di un dibattito pubblico vigoroso e diffuso su alcune pressioni di fondo, cioè... Non c'è stato allora, non c'è neanche adesso. C'è questo dibattito qui, continuiamo a dire che serve. C'è gente che lo fa, perché noi qui lo facciamo, c'è gente che lo fa il dibattito. Il problema è che la cosa veramente affascinante e interessante è vedere come uscire da questa gabbia e come riuscire, perché tanto l'intelligenza, così come internet, it's here to stay, anche l'intelligenza artificiale non è che possiamo eliminarla, non è che possiamo farne a meno, c'è, oramai c'è, quindi bisogna saperla gestire. E bisogna in maniera responsabile, ma così come il discorso delle guerre, quindi questa cosa qua diventa una roba più sociologica che scientifica, più umanistica, no? Cioè è più un problema degli esseri umani di saper gestire, scegliere il bene anziché il male, è una scelta etica. E quindi questa è la grande sfida, cioè Stefano Rodotà di internet e del digitale, l'intelligenza artificiale era agli albori, però c'era prima che morisse Stefano Rodotà, già c'era, lui lo sapeva, e la sfida era le scelte etiche, quindi un'etica digitale. E quindi questa è la vera sfida, e lo sappiamo, però è da qui che dobbiamo andare avanti. Nel senso che lo scenario che ci hai illustrato lo conosciamo bene, il problema è andare oltre a questo scenario, la nostra vera sfida è questa, no? Io non lo so, io cioè, penso che condividiamo, non penso che ci sia qualcuno che possa non condividere il fatto che c'è la corsa di armamenti e che quindi la guerra è utile per sperimentare le nuove tecnologie sugli armamenti, lo sappiamo tutti, cioè è vero, è così. E allora? Cioè questo è il problema, dove andiamo? E allora? Signora, diciamo, capisco il problema e questo è uno dei grandi problemi, e, come dire... Io temo che partire dal presupposto che tutto quello di cui abbiamo parlato c'è e quindi va gestito nel migliore dei modi, temo che sia già un modo per stare dentro una logica ristretta, no? Io penso che sia, in questo senso, è necessario un dibattito aperto in cui non soltanto ci vengono scambiate informazioni su quello che accade, aggiornamenti, eccetera, ma nel quale si possa pervenire a sapere cosa dobbiamo sapere, va bene? Ponendo le domande giuste da fare su ciò che accade. Per esempio, il discorso dell'etica, la gestione etica delle cose. Si può parlare davvero di etica? Che vuol dire etica intelligente? Secondo me non è un nonsenso, lo devo dire francamente. E sono molto d'accordo con Daniela Tafani, ad esempio, che è una ricercatrice che sta a Pisa. Che ci sta seguendo, fra l'altro.
Ah, ci sta seguendo. Ah, la saluto allora. Non la conosco personalmente. Eccola, eccola, però... lì, ha detto grazie. La quale ha individuato nella questa nuova disciplina, diciamo, ormai istituzionalizzata dell'etica dell'intelligenza artificiale, una, come dire, una sorta di paravento dietro al quale nascondere gran parte dei problemi fondamentali, no? Non è un caso che l'etica dell'intelligenza artificiale sia qualcosa che si sono inventati, non certo attivisti politici, ma si sono inventate le grandi imprese dell'intelligenza artificiale, le quali, poste di fronte a una varietà di defiance infinita, soprattutto nella dimensione della decisionale di cui parlavo alla fine, decisioni predittive prese su utenti che vanno a chiedere un prestito, vengono processati, cioè vengono fuori nefandezze di ogni genere di confronti alle quali le persone non sanno a chi rivolgersi. Allora, di fronte a questo problema enorme che si sta ponendo soprattutto negli Stati Uniti, in Cina non lo so, immagino che sia immenso, ma non ne sappiamo molto, di fronte a queste cose è nata questa cosa per cui cerchiamo di mitigare, abbiamo questo grande strumento potentissimo, straordinario, con aspetti mostruosi, cerchiamo di dare un po' di calmante, di farne qualche cosa al nostro servizio. Una specie di greenwashing. Una sorta di greenwashing. Che però, diciamo, la cosa va più in profondità perché, diciamo, nel pensare di avere la possibilità di mitigare o regolamentare o di indirizzare l'uso di certe cose a buon fine, comunque, c'è già l'accettazione o c'è il non vedere alcuni passaggi fondamentali che ci sono stati, cioè ad esempio quel rovesciamento di cui parlava all'inizio, da una macchina come strumento al servizio dell'uomo, chiamiamolo così, quindi in quanto modello e implementazione della realtà fenomenica, a macchina come esempio, come strumento normativo. Cioè questo passaggio, quindi finché non mettiamo in discussione questo, cosa dobbiamo regolamentare? Cioè diventa un po' un guardarsi la coda, ecco, temo che sia un po'. Quindi, forse ricordiamo che a fin di bene, appunto, è una citazione di Primo Levi che aveva previsto tutto questo. Sì, esatto, lui ha visto una grande lucidità, come dicevi tu ora. No, mi sembra che, voglio dire, arriviamo alla solita cosa, no? Se si possono tagliare le unghie al capitalismo. Esatto, sì, cioè, infatti. Non è che sia, nel senso, è una fase, è un'evoluzione storica che tu tracci. Addirittura ibride, non di cominciare a pensare di poter dominare i processi, ma che comunque da un certo momento in avanti diventa controllo e sfruttamento come struttura portante, diciamo, della nostra organizzazione sociale, e finché si lascia la tecnologia e non si mette in discussione il legame fra la tecnologia e il capitalismo, non c'è proprio nulla da fare, nel senso che è un problema di democrazia poi alla fine di tutto, no? Un problema di come si riesca a costruire dei processi tali per cui di queste tecnologie ci si possa fidare, della comunicazione capitalistica ci si possa fidare. Noi non possiamo più fidarci di nulla. Il grande problema che ha prodotto, secondo me, quest'ultimissima accelerazione, quella di rinchiuderci nelle camere dell'eco, quelle di dividere Juve contro Toro in qualunque momento storico, no? L'intelligenza artificiale, sì, intelligenza no, vaccino sì, vaccino no, Putin cattivo, Putin buono. Cioè, questo genere di strutturazioni hanno come scopo fondamentale quello di impedirci di analizzare con attenzione e rigore il processo organizzativo sociale che si chiama politica, no? Cioè, di distrarre, di depoliticizzare qualsiasi cosa. Per cui o si ripoliticizzano questi discorsi, e per ripoliticizzarli ovviamente quindi devi avanzare anche l'ipotesi, voglio dire, del conflitto sociale, di cui Prodest, delle enormi diseguaglianze che tutto ciò genera, del fatto che è vero che si può stare senza lavorare se hai una rendita. A me colpisce il ritorno a una fase addirittura precedente all'Ottocento. Sì. Cioè in realtà l'organizzazione sociale che stiamo vivendo, creata su internet, è un'organizzazione sociale nuova completamente, nell'ambito della quale deve ricostruire tutto. Non esiste democrazia su internet, non esiste nulla su internet di quello che con una fatica enorme al diritto ha prodotto nel capitalismo
ordinario di dove noi viviamo. Quello è il paradiso del capitalismo in cui il diritto non si può arrivare, non serve più a niente. E il proprio scopo, la sua natura di falsa coscienza in maniera talmente palese che avevano ragione Lenin e tutti gli altri, uno più dell'altro, cioè voglio dire, la vedi oggi completamente realizzata quella distopia lì. A quel punto come civilizzi, no? Un po' come la corsa all'oro nel 1949 in California, lì ti ammazzavi con le pistole, no? Poi piano piano si è creato qualche cosa che ha limitato le cose, ha costruito un ordinamento paragiuridico. Non c'è niente di tutto questo, probabilmente non ci potrà più essere. Allora bisogna pensare davvero a delle strutture proprio forse tecnologiche, no? Controegemoniche, vere. Non so, si è messa grande enfasi sulla blockchain, per esempio. Anche lì, chi lo sa, è un'altra di nuovo una roba per cui dici, bene, c'è il problema, adesso abbiamo la soluzione tecnologica, si democratizza tutto attraverso il... No? Sì. Oppure è davvero una possibilità tecnologica controegemonica? Io questo non lo so, bisognerebbe chiedere a quelli che sono giovani che fanno i data scientist. Una volta c'erano i giuristi che facevano le battaglie, diciamo, difendendo la dimensione scudo del diritto, no? Rispetto ai processi capitalistici. Il diritto ha sempre funzionato per il capitalismo, poi c'era qualcuno che lo usava per difendersi. E non so se adesso ci sono degli ingegneri informatici che fanno quel mestiere lì. Sapevo che c'era Aaron Schwartz e hanno fatto fare la fine che gli hanno fatto fare. L'altro, il povero fra i giornalisti, l'unico che ha detto la verità in galera, lo cacceranno, lo ammazzeranno negli Stati Uniti, cioè, questa è la situazione. Per cui credo che la questione sia da spostare forse, no? Questo dibattito da prima è un dibattito sul, è di nuovo un dibattito sul capitalismo, forse, non lo so. Assolutamente. Io, diciamo, ho l'impressione che, di nuovo, il richiamo che mi sento di fare è sempre quello di, forse mi ripeto, ma di tentare di riportare il discorso ai suoi elementi fondamentali, cioè riconoscendo alcune effettualità storiche, concrete che abbiamo di fronte. La società digitale è una società che non ha avvicinato le persone, le ha separate. Va bene? Cominciamo da questo assunto. Allora, questo è un'esperienza di tutti noi, è traducibile in affermazioni molto dettagliate e specifiche, e che si può anche declinare dicendo che la società digitale, nella sua effettualità storica, ha distrutto lo spazio politico, di fatto, ha distrutto lo spazio pubblico, ha distrutto lo spazio entro il quale si possono affrontare i problemi, nel senso che dicevo, cioè di capire che cosa si deve sapere che cosa si deve sapere, porre le giuste domande, no? Non scegliere, optare tra soluzioni già preconfezionate, ma porre innanzitutto le domande giuste su quello che è la realtà che abbiamo di fronte. E quindi ti bandano solo fare. Lo so, appunto. quindi a monte di poter capire se a determinati strumenti tecnologici possono coadiuvare, aiutare, facilitare una ripresa del controllo della su quella, sulla nostra vita, e su secondo me dobbiamo essere massimamente realisti, cioè guardare la realtà in faccia, cioè quella che è la realtà storica che abbiamo di fronte. Per cui in questo momento porsi come obiettivo quello di ricostruire uno spazio politico, uno spazio in cui si può finalmente prendere decisioni, valutare le cose, quello che ci viene negato, soprattutto ai giovani, è la possibilità di valutare le cose. E potrebbe pure essere che in questa prospettiva un obiettivo diventi una sorta di de-escalation, cioè una sorta di parziale, limitata, in qualche misura de-informatizzazione della società, perché no? Capisco che può essere apparire un tabù di valute, no? Perché oggi, diciamo, non so se siete mai posti la questione. Nessuno di noi ha vissuto prima del capitalismo, di sicuro, no? Dell'avvento del capitalismo. Però per ciascuno di noi è abbastanza normale, no? Pensare che qualcuno possa immaginare l'uscita dal capitalismo. Perché no? Anzi, molti di noi...
Però, curiosamente, nonostante che si possa immaginare qualche cosa la cui assenza nessuno di noi ha vissuto, nello stesso tempo sembra inimmaginabile non avere internet sul telefonino, no? A moltissime persone. C'è una tecnologia che ha circa 10 anni, quindi la cui assenza è stata sperimentata più o meno da tutti noi, no? È curiosa questa cosa. Ora, se ci pensate, cioè, la forza di assuefazione e di penetrazione di determinati dispositivi tecnologici, che sono dispositivi politici poi alla fine, sono inseparabili a discutere. Ecco, su questo secondo me bisognerebbe discutere, bisognerebbe parlare, gli studenti dovrebbero parlare nei corsi di laurea. Come? Per esempio lui l'ha fatto, il libro contro lo smartphone va proprio su quel punto, cioè un elemento, se vuoi, anche di magia, no? Nel momento, certo, in cui tu comunque, cioè, per dire, perché il fatto di non conoscere la tecnologia, adesso non voglio, però quasi tutti i guidatori di un'automobile non sono in grado, se la macchina si spegne, di capire perché si è spenta, giusto? E io mi ricordo che ai tempi miei, quando avevo 15 anni, se mi si fermava la Vespa sapevo farlo, se adesso si ferma al 125 con il computer, c'è niente da fare, non ti muovi più, devi portarlo dal meccanico. Quindi tutti utilizziamo tecnologie, certo, che non conosciamo da un mucchio di tempo. Il punto è che questa ha effettivamente una componente di magia impressionante, nessuno neanche prova più a capirla. Cioè, mentre magari una moto, un'automobile, dici, ma deve funzionare così, fare queste e queste cose, ti ingegni di provare a capire il perché, questa roba qui, cioè, io non avevo mai neanche immaginato di provare a capire come funzionava finché non ho letto il libro suo, per dire, no? Quindi c'è un elemento di magia, di osservazione, che però è fatta ad arte, nel senso che ci sono un sacco di soldi nei dipartimenti di comunicazione e di marketing negli Stati Uniti, le migliori intelligenze del mondo nella persuasione della gente lavorano lì strapagate e tu ci caschi. Non dipende dai comuni. E una volta che hai provato non torni più indietro, perché effettivamente quelli che hanno usato, c'è un certo momento, io il processo di me è stato chiarissimo, io da un certo punto di vista ho capito, adesso incomincio a usarlo, non sarò mai più capace a farlo. Allora mi sono ingegnato di smettere il telefonino vecchio e di capire come funzionava. Poi me ne sono pentito amaramente, ma intanto una volta che sei caduto dentro non te ne vai più, cioè proprio non c'è niente da fare. Quegli altri che non l'hanno mai usato, meno male, sopravvivono, perché non è che non sopravvivano, ci sono anche persone di normale. Si può immaginare con l'intelligenza... No, non torni indietro, never come back. Con l'intelligenza artificiale generativa... Quando sono stato in Mongolia in vacanza, siccome non mi potevo permettere il tour operator occidentale che ti chiedeva 5.000 euro per una settimana, così sono andato con il tour operator mongolo, il quale aveva una Jeep dei tempi dell'Unione Sovietica degli anni 50. What? Non mi ricordo, però mi diceva che aveva questa Jeep perché se si fermava in mezzo alla steppa mongola, e fra l'altro in Mongolia tu vai fuori dalla strada, ma anche fuori proprio dallo sterrato, cioè vai sull'erba con la Jeep, e se si fermava bisognava saperla aggiustare, perché comunque non potevi chiedere aiuto, che arrivavano dopo 2 giorni, così. E quindi loro usavano solo roba degli anni 50, non elettronica, perché loro così almeno sopravvivevano, no? Dipendeva dal contesto, perché loro mi dicevano, invece i tour operator occidentali usano la macchina con l'elettronica informatica, perché tanto se si rompe chiamano e arriva la macchina in sostituzione, cioè, però ti devi portare tonnellate di acqua, tonnellate di cibo, perché mentre aspetti devi avere le cose che... Che metteva in questione il fatto che non solo gli utilizzatori non si immaginano di conoscere tecnologia, ma neanche quelli che la costruiscono, neanche gli esperti non li sono più, perché anche loro non sanno non spiegare. Io volevo chiedere una cosa, se posso. Perché allora concordo completamente su questa idea, diciamo, della fine della teoria, della fine della scienza, anche nella mia disciplina, no? Che la semiotica, un tempo noi facevamo dei modelli, sì. No? Per spiegare come si determina il senso delle cose. Oggi chi fa i modelli viene visto male, ma in nome di una cosa che mi incuriosisce chiederle, perché vedo che lei insegna fisica, matematica, in nome della complessità, perché a un tempo si diceva,
uno lo vede anche nel senso comune, no? Un tempo si diceva la realtà è semplice. Cosa vuol dire, cioè, la realtà è semplice? Che se tu fai un modello della realtà che funziona, spieghi alcune cose e capisci il significato. Per me, che sono signore, quel significato. Oggi chi dice la realtà è semplice viene visto come un pazzo, mentre nel senso comune è saggio colui che dice la realtà è complessa. E la realtà è ci appare complessa. Allora, in nome della complessità, tu non puoi più creare dei modelli, ma devi avere tutti i dati. E faccio, se, dico lui perché ha detto che è un data scientist, devi avere tutti i dati e poi trovi le correlazioni, fra l'altro te le fai dire dalla macchina, perché sì, le trovo la macchina, non le trovi tu. Però quello che io le volevo chiedere, intanto questa questione della complessità, se è così veramente, oppure se il teorico della complessità crea dei modelli della complessità per spiegare come funziona, e l'altra cosa che però le volevo chiedere è, ma se uno anche crede nella teoria di Anderson e quindi nel fatto che ti fai dire dalla macchina le correlazioni, comunque deve vedere se queste correlazioni che trova la macchina funzionano, cioè se la realtà poi, diciamo, funziona secondo le logiche di queste correlazioni. Ora, uno che... No, beh, quello che voglio dire è questo. Uno che licenzia tot persone perché si fa dire dalla macchina come funziona un determinato ambito, se, diciamo, non vuole perdere i suoi clienti, se non vuole che il suo business vada male, deve essere sicuro che la macchina gli dica delle cose quantomeno sensate come quelle che dicono le persone, no? Io, che sono un segnologo, nasco come segnologo dell'audiovisivo, studio Netflix, mi piace molto studiare anche gli algoritmi di intelligenza artificiale usati da Netflix. Netflix è convinta che l'algoritmo, i suoi algoritmi, che ne usa tanti, le possono dire in che modo tenere attaccata la gente dentro alla piattaforma e farle vedere determinate cose. E glielo dicono meglio di un esperto, come potrei essere io. Un tempo soggetti come Netflix, io ho fatto tante consulenze di marketing per la Rai, Mediaset, Sky, e lo chiedevano a me cosa bisognava far vedere alla gente, adesso lo chiedono all'algoritmo, a me non chiamano più. Però Netflix adesso è un po' di anni che è in crisi, no? Tutti sanno che sta perdendo abbonati, per adesso la spiegazione che si legge, adesso ancora prima di farle la domanda sono andato a vedere su internet cosa dicono, la spiegazione è solo che c'è più concorrenza, è troppo alto il prezzo dell'abbonamento, però forse un giorno verrà fuori che invece la spiegazione è che questi algoritmi non dicono bene a Netflix che cosa bisogna far vedere alle persone. Io li studio, studio i suggerimenti che mi fa Netflix, ho fatto molti studi su questo, non suggerisce quasi mai né a me né alle persone che intervisto delle cose che gli interessano, no? Quindi allora, e la questione è questa, che pongo a lei, ma per esempio anche al data scientist, ma allora queste correlazioni hanno un'efficacia, oppure semplicemente l'efficacia che hanno è che tanto i servizi che ci offrono le cose sono pochi, funzionano con quegli strumenti, e quindi va bene sempre, cioè, possono dire qualunque cosa, tanto non ho alternative, andranno sempre bene, no? Quello che dicono gli algoritmi, anche se non lo dicono le persone, tanto se mi posso vedere solo Netflix o Amazon Prime o una terza cosa che non mi viene neanche in mente, è quello che vedo, insomma. Sì. Allora, sulla questione della complessità è una questione estremamente interessante. La complessità è un concetto che è entrato nel lessico scientifico negli anni 80 più o meno, o meglio, c'è stata molto prima. La complessità di Kolmogorov è uno strumento con cui si misura la complessità di una stringa simbolica in termini di lunghezza del programma che genera quella stringa, no? Questi sono concetti che risalgono agli anni 30, 40, ma la complessità nel senso di complessità fenomenica, è qualcosa che è entrato nel discorso scientifico molto prepotente negli anni 80 e ci è entrato
con valenze anche molto positive, nel senso che molti scienziati, matematici, fisici, anche biologi, si sono messi a studiare sistemi complessi tentando di estendere, riformulare le loro domande rivolte normalmente a sistemi semplici, a questi nuovi sistemi, a queste nuove fenomenologie, e nello stesso tempo quindi attivando un'elaborazione concettuale anche di tipo epistemologico, quali sono le giuste domande da fare in determinati contesti, quali sono gli strumenti che si possono utilizzare. Quindi con l'ingresso di questo nuovo, diciamo, di questa nuova area disciplinare, si può dire, nella scienza, si è attivato anche un dibattito epistemologico estremamente interessante. Ci sono poi ambiti scientifici specifici che si occupano di sistemi complessi, ad esempio la teoria dei sistemi dinamici, che si occupa di sistemi dinamici caotici, no? Cioè evoluzioni nel tempo di sistemi che presentano varie caratteristiche di non predicibilità, di produzione di informazione, a vari, insomma, adesso è complicato, però insomma è un nuovo ambito disciplinare che ha prodotto lavori interessantissimi. Allo stesso modo la complessità vista come studio di sistemi un po' ad interfaccia fra la meccanica statistica, cioè lo studio di sistemi con molte componenti interagenti tra di loro, e sistemi biologici ad esempio. Quindi in che misura certi fenomeni biologici si possono perlomeno approssimare in termini di proprietà statistiche di sistemi con molte componenti, no? Proprietà emergenti. Insomma, tutto un grande dibattito che sia strettamente scientifico che epistemologico. Nello stesso tempo, però, il termine complessità è stato usato un po' nell'accezione che diceva, cioè come testa d'ariete per dire il mondo è complesso e quindi non ci si può fare. Quindi l'unica cosa che si può fare è mettere tutto dentro una macchina e fare lavorare la macchina, perché tanto i modelli non servono a niente. Quindi c'è stato un percorso parallelo in cui, ai noi, secondo me ha vinto questa seconda componente, per cui oggi parlare di sistema complesso è un sistema in cui non ci si può capire nulla se non elaborando enormi quantità. E quindi non ci si può fare nulla. E quindi non ci si può fare nulla. Anche il concetto di proprietà emergente, una cosa magica. Il tecnico, la magica. Proprietà emergente. È una cosa che sicuramente, esatto, in fisica è modellizzato. Esatto. Ma per come se ne parla, ma anche io lo leggo nei, certo, libri di filosofia, perché io mi leggo i libri di filosofia sulla complessità. È una cosa magica. Sì, una, sì, sì, una proprietà emergente è di più della somma delle parti e quindi è magica. Sì, sì. No, ma voglio dire, negli anni '80 c'era un dibattito abbastanza serio intorno a questo tema. Non so se ricordate un librone così. Marzurana, Varela, dopo Iesi. Sì. Anche in Italia fu prodotto un librone, si chiamava La sfida e la complessità, da Feltrinelli, mi sembra, 83-84, in cui c'erano moltissimi interventi, contributi. C'era un'apertura culturale, effettivamente era un'apertura culturale, vera. Però nello stesso tempo, anche da parte di molti personaggi che lavoravano in quel contesto, c'è stato questo secondo aspetto che andava poi parallelamente all'evoluzione tecnologica. Cioè, nella misura in cui si sono riproposti strumenti per la gestione di grandi quantità di dati, quindi di situazioni, e quindi che hanno potuto far immaginare a uno come Anderson questo, lo scenario che diceva, il termine di complessità è diventato il grimaldello in cui dire è inutile fare teorie, è inutile sforzarsi, la realtà è un casino di dati interconnessi, quindi l'unico modo è farli, è trovare correlazioni. Insomma, qui però vediamo la seconda questione. La seconda questione funziona, no? Appunto, come si diceva, funziona. Questo sa che a me piace il tennis sullo sci, perché mi dice sempre sta roba, poi mi racconta un sacco di fatti della famiglia Agnelli che non ne frega niente, non capisco dove, cioè capisci quello che lui crede di te, quando vai a vedere i film di Google, no? Cioè, quindi alcune cose le sa, quelle un pochino più sofisticate, no? Però se i capitalisti lo usano per fare soldi, vuol dire che i soldi ce li fanno. Allora, come li fanno? Ma dicevamo che forse anche il concetto stesso di efficacia subisce una curiosa trasformazione, per cui
Ah, per esempio, l'esempio che si faceva dell'uso dell'intelligenza artificiale nel decidere quali obiettivi bombardare, alla fine l'importante è che una decisione venga presa, no? Quindi, qualcosa si bombarda. Qualcosa si bombarda. Esatto, alla fine. No, però per spezzare una lancia e anche per vedere un attimo la cosa non solo nella prospettiva, come dire, che ci prende la depressione generale. Sì. Secondo me è già vero adesso che ChatGPT si potrebbe laureare in una triennale al nostro campus meglio dello studente medio, nel senso che è già più brava, perlomeno questa è la mia esperienza, nel senso che quelli che vengono a fare la tesi, se non li sgamo, fanno la tesi meglio prendendosi la ChatGPT che non se la sono fatta loro, quindi vuol dire che è già più brava. O le risposte quando fai dei quiz, le risposte, insomma, comunque è già molto bravina, diciamo così. La cosa interessante è che invece è sulla questione autopoietica, perché questi sistemi, quando vengono applicati, per esempio nel diritto, l'intelligenza artificiale di LexisNexis, che è la più grossa banca dati americana, ha il vizietto di inventarsi i casi. E si inventa i casi, però non in modo molto diverso in realtà da come fa l'avvocaticchio disonesto. Nel senso che se tu ci pensi, se tu devi per forza risolvere un problema e dare una risposta a uno che ti chiede una cosa, ma il giurista se la inventa la teoria, se la inventa la questione, non so come dire, piuttosto che star zitto, appapocchi qualcosa e trovi una specie di soluzione. La macchina fa la stessa cosa. Per un po' l'hanno sgamata, nel senso che hanno un problema di fabbricazione, eccetera, l'hanno ritirata, l'hanno rimessa in gioco, curando questa cosa. L'altro giorno mi arriva un messaggio del mio team americano che dice: fate attenzione perché guardate che LexisNexis di nuovo è stata beccata due volte, che si inventa proprio i casi con nome, citazione perfetta e irriconoscibile, ma caso che non esiste. Quindi è chiaro che ha un suo elemento, come dire, in questa dimensione autopoietica anche di onestà o di disonestà a seconda delle volte. Io l'ho interrogata per esempio sulla correlazione tra il 5G e l'abbattimento delle piante, che ovviamente tutti ti dicono che sei un complottista terribile perché hai paura del 5G e sei il solito Novax e tutte queste robe. La macchina ti dice la verità, ti dice: guarda che esiste una relazione fra la crescita e l'abbattimento delle piante nelle città del nord Italia, eccetera, eccetera, e l'installazione di tecnologie 5G. Quindi evidentemente c'ha dei suoi processi di collegamento dei dati che funzionano chiaramente fuori dal controllo del potere, perché se no non ti farebbe rispondere in questo modo, chiaramente, che comunque le consente in qualche modo di sviluppare una propria forma di intelligenza autonoma. Quindi ha una sua fascinazione per me questa cosa qua, perché effettivamente finisce per essere esattamente come autopoietica, come il diritto. Quando tu organizzi la società secondo il diritto, non sai assolutamente quali interpretazioni poi ne verranno date, no? E come poi dopo questo genere di tua idea o di tua normativa produrrà degli effetti dell'eterogenesi. Sì, sì. E lo fa anche l'intelligenza artificiale. Quindi siamo davvero a un passaggio, secondo me, abbastanza curioso a questo punto. Non lo so. C'è un messaggio per te. Ah, già che qui non si parla sotto sorveglianza. Siamo già presi in giro. Blockchain, in particolare nella sua applicazione Bitcoin, è la realizzazione del sogno hayekiano del denaro come risorsa strutturalmente scarsa, predeterminata dalla sua quantità. Ok. Ricordo anche a tutti che l'importo è registrato e poi finisce online. Abbiamo parlato male di noi. Allora, ringraziamo Stefano Isola. Adesso quello abbiamo appena visto, Stefano Isola. No, il signore dietro, Juan Carlos. Scusate, cioè, ricordate che è registrato. Che impatto ha sulla psicologia di ognuno di noi e come ci autoinibisce dire o non dire? Perché se prima di internet e della documentalizzazione avremmo anche detto, cioè, ognuno oggi ha parlato liberamente, credo, nessuno è dominato da delle forze di potere che lo inducono a non dire o dire delle cose. Forse ci autointroiettiamo anche tanta filosofia autopoietica a favore, cioè ce la spegniamo, ce la mettiamo.
Forse anche la, i film, quando spesso hanno anticipato certe il metaverso di Loki 2 in Marvel, che ti fa andare fuori di testa, l'ho dovuto vedere 4 volte per capirlo. Però credo che oggi non esista più una versione di visione monolitica della realtà, ma che ognuno vive in una sorta di multiverso che si evolve in maniera non prevedibile e che la legge dell'attrazione forse ci, veramente ci può portare su un altro piano di che tipo di realtà percepiamo e generiamo col nostro percepito e proiettiamo, attraendo altri che la percepiscono come noi. C'è la guerra, c'è Putin, c'è tutto, però oggi è più vicina, ma prima, cioè, 2 miliardi di persone nel mondo erano in guerra anche 10 anni fa, mi sembra. Noi però, per noi non c'era guerra 2 anni fa, o 20 anni fa, adesso, per passatemi la licenza. Comunque la coppa si spegne la telecamera. Esatto. Ringraziamo ancora Stefano Isola. Grazie a voi.